Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano. Oggi facciamo un po' il resoconto della settimana, o meglio delle ultime attività amministrative. Partiamo da quella che è la situazione Covid in città e sappiamo che mercoledì c'è un appuntamento importante. Mercoledì c'è un appuntamento importantissimo con i commissari e con i dirigenti dell'ASL per poter verificare se ci sono le condizioni nel nostro centro Covid a Montecorvino Pugliano. Abbiamo dato la disponibilità per poter effettuare anche lì le vaccinazioni. Il Covid ha creato un po' di problemi economici alle famiglie, l'ente, il comune di Montecorvino Pugliano non è rimasto indifferente a questo e ha lanciato l'iniziativa del sostegno per la Tari. Ci puoi spiegare un po' di che cosa si tratta? Senz'altro, abbiamo messo in piedi, in campo, non solo questa iniziativa, questo contributo che è un sostegno a tutti gli effetti. Siamo partiti dalle famiglie, dalle fasce più deboli, quelli degli anziani, abbiamo fatto già il primo bando che è risultato, diciamo, con esito di quasi 50-60 persone che hanno partecipato, di cui 30 ne hanno usufruito già del primo contributo. Adesso c'è la seconda fase che è sviluppata su un ISEE di circa 15.000 euro e poi partiremo e andremo su un ulteriore bando, su un ulteriore contributo che vedrà coinvolti anche le famiglie numerose. Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime settimane, scusami, il comune è stato capace di intercettare fondi per 1 milione di euro. Abbiamo vinto un bando di circa 1 milione di euro per quanto riguarda il rifacimento e la messa in sicurezza della strada, l'arteria principale che porta a Montecorvino Pugliano, quella che va da San Vito al Pugliano capoluogo. Un ottimo risultato perché è da quasi circa 60 anni che questa strada andava rifatta e quindi davvero questa amministrazione, come ribadivo prima, con grande sinergia dei consiglieri e degli assessori, di tutta l'intera amministrazione e dirigenti, abbiamo messo in piedi diversi progetti da cantierare. A proposito di ottimi risultati, c'è l'ex lottizzazione francese e del parco Aurora, che dopo 18 anni vede la fine. Sì, anche lì è una bella mission, parco lottizzazione quella del Parco Aurora, all'uscita dell'autostrada di Montecorvino Pugliano. Avete ben notato, quasi tutti conoscevano quell'edificio che era quasi da 20 anni rimasto lì all'incuria e oggi ci sono dei progetti seri, quindi l'acquisto ha potuto determinare, quindi andremo a riqualificare l'intera area di Pagliarone con tutte le opere di urbanizzazione che il progetto, il PUA, prevede e soprattutto cercheremo con quei soldi di una parte di quei proventi andrà per la chiusura del dissesto finanziario, perché l'ente del comune di Montecorvino Pugliano ha un dissesto per circa 11 milioni di euro di debiti, quindi quella parte servirà anche per coprire i debiti fatti nel passato che abbiamo purtroppo ereditato e che hanno congelato e stanno facendo, cioè hanno congelato questa amministrazione, quindi di pari passo stiamo cercando di uscirne fuori nel miglior modo possibile. E anche l'altra lottizzazione, quella che è del parco francese, che è nella zona di Bivio Pratole, che erano scheletri a cielo aperto, rimasti così all'incuria e anche lì sono stati venduti e si è stata fatta una giudica provvisoria in questi giorni e anche lì andremo a fare una degna riqualificazione di una frazione di Bivio Pratole, di un centro urbano che aveva bisogno soprattutto di servizi e di sottoservizi, visto che in questa lottizzazione erano presenti, ci sono anche, vivono 30 famiglie, quindi il mio pensiero va alle 30 famiglie, va a una frazione che è quella di Bivio Pratole, dove negli anni ha visto, soprattutto in quella zona, un degrado che a oggi risolveremo a breve.